Ciao da Massimo, una puntata speciale di I Love Italo Disco, che è una chiacchierata fatta da chi ama la dance italiana come me ai protagonisti di questo filone che ancora oggi sta avendo un successo incredibile. E stamattina, con emozione, con orgoglio, ma anche con piacere, abbiamo uno dei pilastri della dance italiana e non solo, Mauro Farina. Ciao, ciao a tutti. Ciao! Grazie diciamo, per aver accettato No, questo mio grazie, invito. grazie a te, scusa del ritardo perché il tempo qui scorre veloce, il lavoro è tanto. Me lo immagino, me lo immagino. Io sono anche emozionato, eh? Sono anche emozionato. Ma ci mancherebbe altro, dovresti essere emozionato se di fronte ci fosse una bella donna, dai. Ma ho capito, però le tue produzioni, la tua voce, guarda, veramente a me mi ha condizionato la mia vita, veramente, te lo dico sinceramente. Ti ringrazio, è troppo gentile. Allora Mauro, dai, per quei due o tre soltanto in tutta la faccia della terra che non ti conoscono, chi sei? Chi sono? Sono sostanzialmente sono un grande amante della musica, un grande amante del lavoro che ho avuto la fortuna di fare, nonostante pensa io fossi figlio di medici, farmacisti, mi fossi iscritto a ingegneria all'università e invece poi alla fine mi ritengo una persona, ecco che cosa sono, una persona estremamente fortunata perché è riuscito a fare della sua vita quello che era la passione. Nasco come musicista, da lì mi evolvo, ho scritto, composto, poi ho prodotto. Poi ho fatto l'editore musicale, il discografico, il distributore, ho fatto tutta la catena. Ecco, Tutta la catena, io certo. sono un grande amante del mio lavoro, della musica e quindi mi ritengo di essere una persona fortunata perché ho potuto fare quello che realmente amavo nella vita. Raccontaci un attimino velocemente, diciamo, alcuni punti fondamentali all'inizio. Io so The Caravan e poi, ecco, quello che è stato con la dance italiana anni 80. Ma io, diciamo, visto considerato che purtroppo non sono un primo pelo, non sono un ragazzino, potrei dire nacqui che ero molto piccolo. Many years ago. E diciamo che tutto, fin dai primi anni 70, io chiaramente sentivo la musica, sentivo per la musica, avevo per la musica un approccio che era abbastanza diverso da quelli che potevano avere tutti i quindicenni, sedicenni del periodo. Quindi i miei primi passi li faccio senz'altro in quelle piccole band che si creavano. Tra l'altro Verona era considerata un po' la piccola Liverpool italiana e c'erano tantissimi gruppi, si formavano tantissimi gruppi. Ti racconto un piccolo aneddoto Sì, perché poi magari queste sono le cose simpatiche. infatti, infatti. Ci trovavamo spesso, per esempio, con gli Spagna che avevano un altro gruppo qui a pochi chilometri di distanza e Teo Spagna, che poi è un grande amico e tu sai bene, è produttore di tutti Sì, certo. di grosse cose e attualmente sta lavorando con Saifam perché è in esclusiva editoriale. E, con lui ci alternavamo su certi, sai, teatrini, eccetera, eccetera. Quindi tante persone che poi hanno approcciato la musica, come ho fatto io, nascono da quel background. E poi si è ovviamente sviluppato, i Caravan sono stati un passaggio importantissimo, non solo perché dei Caravan facevano parte musicisti che poi hanno avuto una parte rilevante nella musica italiana come Mario Natale o Roby Arduini. I Caravan erano già un esempio di passaggio importante dal gruppo che faceva i teatri palcoscenici
limitrofi, si sposta a livello nazionale, poi anche internazionale, perché facciamo anche parecchie serate all'estero e diventano poi, io posso dire, una delle band più importanti di quel periodo, che calcavano soprattutto i grossi club italiani e che cominciarono per primi a portare sui palchi e nei dance floor italiani quella musica che neppure i disc jockey avevano, perché io andavo a comprare alla voce del padrone, non so, i dischi di Patrick Cowley, di Sylvester, che venivano pubblicati allora in America, non ancora in Italia. Individuavamo le canzoni più belle da riproporre, perché poi sostanzialmente facevamo ballare la gente, quindi proponevamo pezzi di altri, rifacendo appunto quei brani che neppure i disc jockey dell'epoca conoscevano o avevano già importato. E questo è stato poi un'esperienza talmente importante che mi ha portato a considerare l'opportunità di produrre musica dance. Infatti arriviamo appunto alla dance italiana, all'Italo Disco, che grande è stata e sta avendo un successo, come ho detto prima dell'intro, anche oggi, in maniera incredibile. Te, Mauro, sei stato uno dei protagonisti più importanti legati a tanti progetti. Certamente è stato un periodo, io lo individuerei dall'81-82, che poi è proseguito in maniera, diciamo, importante, evidente e riconosciuta per direi 10 anni. Dopodiché è diventata una nicchia che però, come dici tu, è una nicchia che ha continuato a resistere e grazie alla quale c'è una continua rivalutazione di quel tipo di repertorio. Perché sai, io a volte a me piace paragonare un po' anche quello che succede o quello che è successo un po' nella cinematografia, e cioè noi vediamo che a distanza di anni sono rivalutati, prima sono stati rivalutati i Totò della situazione, dopodiché la commedia all'italiana, quelle cose che venivano considerate Lo spaghetti lo western, spaghetti western, venivano considerate delle cose trash allora, cioè la nostra musica, ah, ma tu fai la dance, ma come musicista non vali, questa musica di consumo che durerà lo spazio di una settimana. Invece c'era una grossa attenzione sia creativa sia nelle sonorità, che è stata rivalutata più tardi. Oggi, tra l'altro, io devo dire, e questa è una cosa che mi appassiona molto, devo dire che sento vicini molti arrangiamenti e molte sonorità in quella che è la musica pop internazionale di adesso. Possiamo parlare dei Purple Disco Machine, ma possiamo anche dare dai Florida americani, eccetera, eccetera. vero. Cioè, tutte grosse produzioni che stanno rivalutando quel tipo di sonorità, quel tipo di arrangiamento, quel tipo di costruzione che facevamo noi allora. Perché era frutto di un know-how che comunque era un know-how tecnicamente valido e che quindi aveva una collocazione specifica anche nel mercato, che era destinata a quel tipo di successo. E oggi, rivalutandola, può dare ulteriore spinta a quelle nicchie per cercare di capire da dove provenivano e da dove provengono quel tipo di sonorità e quel tipo di arrangiamenti e di costruzione e composizione. Ma Mauro, come nasceva? Io sono molto curioso, come nasceva un progetto, che ne so, tipo Danny Kate, che so, Gioiello, Max Cover, dove c'era un'immagine, cioè, okay, un nome diciamo, di un prodotto e poi la voce, che la maggior parte eri te, insomma, che cantavi. Sì, vabbè, ho cantato, diciamo che ho prodotto 2500
brani italo dance su almeno la metà. Non so perché quando c'erano le voci maschili alla fine si risolveva. Allora, guarda, io sono sempre molto sincero quando parlo di queste cose, anche perché è un vissuto che poi può essere verificabile e anche confrontabile con altre persone che hanno contribuito al movimento Italo Dance. Allora, inizialmente era semplicemente una questione di opportunità. Tanti di noi avevano i propri studi. Io nasco come musicista e come cantante della band. Quando avevo un'idea la provinavo con la mia voce e diventava molto veloce. Poi che cosa succedeva? Succedeva che normalmente si valutavano questi provini, si diceva: ah, questo è un brano bello, potremmo anche produrlo e poi darlo in distribuzione. Allora c'erano i vari Digit, Non Stop, Discotto, Disco Magic, ecco, che funzionavano da distributori di questo prodotto. Allora una volta, sai, cosa si diceva, cosa si faceva? Si cominciava a lavorare nel progetto in studio, si individuava un cantante che necessariamente poi non doveva essere l'artista, perché la prima necessità era quella: produciamo il master finale, il prodotto finale. Allora si chiamava il cantante, di solito era un turnista milanese, madrelingua inglese, eccetera eccetera, lo si convocava, gli si faceva ascoltare la demo, perché allora non esistevano gli MP3 da spedire via email. Veniva in studio, stava una giornata in studio, ascoltava il brano, con me, che ero il produttore, cominciava a farmi sentire, io gli facevo ascoltare, devi cantare così, qua la voce spingila di più, ma questa non è una presunzione, era un dato di fatto. Nel 99% dei casi il turnista non riusciva a dare quel sapore che ero riuscito a dare io. Ma perché? Perché effettivamente noi eravamo cantautori della dance, capisci? Cioè, Battisti, quando cantava le sue canzoni, le potevano interpretare anche degli altri grandi interpreti, però Battisti era Battisti. È quello che dava lui, è ovvio. Non mi voglio assolutamente, lontano da me, fare il presuntuoso. Era proprio una situazione che, dal momento che io, e allora c'era il mio socio Giuliano Crivellente, scrivevamo assieme questi brani, li vivevamo nella composizione, l'interpretazione seguiva un'idea compositiva ben specifica, a me diventava facile interpretare una cosa che insieme a Giuliano avevo a mia volta creato e sviluppato. Trasmettere questa sensazione a un turnista molte volte non soddisfava né me né Giuliano. Allora succedeva che pagavamo le spese al turnista, se ne tornava a casa e io prendevo la voce del provino oppure la ricantavo magari con un testo corretto, eccetera, eccetera, e poi alla fine dicevamo: sai che è? In un quarto d'ora ce la siamo cavati. A forza di fare così, dopo un po' di volte davamo per scontato che dovevo cantarle. Che la cantavi te, certo. Poi l'esigenza di trovare un'immagine, anche lì noi siamo stati, credo, i primi in Italia e i primi anche in un mercato internazionale, siamo stati i primi a pensare, questo è un'intuizione commerciale, a pensare che tutto sommato individuare per forza un artista in una musica che era soprattutto una musica che poi veniva promozionata e suonata da un disc jockey, quindi tu prova a immaginare un DJ che cominciava a diventare un riferimento specialmente all'estero in un club, in una discoteca. Un DJ che metteva 100 dischi in una serata, quello che contava per il DJ era mantenere la gente su una pista a divertirsi, quindi era il sound. A un certo punto noi abbiamo detto: vabbè, fissiamo e marketizziamo un interprete, perché non potrebbe essere Mark Farina che fa 10 dischi al mese. Però questo interprete è un brand
Ma quello che conta è il sound, tant'è che specialmente all'estero noi cominciamo a valorizzare e rendere all'attenzione del fruitore, della casa discografica estera, il brand produttivo, cioè Farina Crivellente o Farina Crivellente Fadinger, quando ci mettemmo assieme a lavorare a un ragazzo tedesco molto bravo, che era quello che poi aveva scoperto Hof in Germania, eccetera, eccetera. Cioè, puntando sul brand produttivo, e noi lo facemmo molto prima, per esempio, di personaggi come Stock, Aitken e Waterman. Lo capimmo commercialmente molto prima. Tant'è che, e ti racconto un altro aneddoto, in Giappone non erano i brani del Radiorama così importanti, erano i brani prodotti da Farina Crivellente. E quindi, facendo diventare un brand questo, diventò anche molto più facile per noi inventarci degli artisti, che poi all'occasione, ricordo di un tour sponsorizzato dalla Coca-Cola in Giappone, vabbè, a un certo punto i giapponesi, che erano ancora un po' ingenui, pensavano effettivamente di vedere Alpha Town o King Kong e andavano nelle discoteche a vederle, invece c'era uno che ballava e faceva finta di cantare, tutti con la stessa voce. Poi, per il ragazzino allora, giapponese, quindicenne, ventenne, non arrivava a questo tipo di messaggio. Per noi, che eravamo consapevoli che il personaggio era un veicolo promozionale del prodotto, ma dietro al prodotto ci stava un altro tipo di situazione, abbiamo fatto di necessità virtù e non ci siamo preoccupati della credibilità dell'artista. Ma era già a priori una cosa di questo tipo, perché il progetto nasceva con l'esigenza di dare della musica, un contenitore musicale che facesse ballare nelle discoteche e non che andasse. Ma infatti mi ricordo quando andavo a comprare dischi mix dai Mastellone a Firenze, ok, guarda, c'è il nuovo prodotto Farina Crivellente, lo voglio, non si ascoltava neanche. Sì, ma era quella l'intenzione di dire al DJ: guarda, noi ti stiamo creando un nostro, ti stiamo proponendo un nostro sound, che poi sia il nuovo dei Radiorama, il Sì, nuovo è di vero. Danny Kate, ma che te frega, tu devi far ballare la gente e punti su quel sound. Comunque ho visto anche, diciamo, alcuni video su YouTube dove te hai cantato davanti a alcuni eventi anche all'estero. Sì, allora l'ho sempre fatto malvolentieri, cioè nel senso l'ho Ma si fatto fa, volentieri. mi pare, fino agli 80 o 90, non lo Sì, so. allora diciamo che l'ho fatto volentieri per un certo tipo di pubblico, perché poi quando questa cosa è diventata di dominio, diciamo che diciamo, organizzatori di eventi, Italo, eccetera, eccetera, hanno scavalcato il problema dicendo: vabbè, se noi abbiamo Mauro sul palco, vabbè, abbiamo già risolto il problema, no? E rendiamo esattamente tutti consapevoli che c'è un artista che faceva il produttore, eccetera. Ma dato che invece la mia scelta è sempre stata quella di essere dietro le quinte, ne ho fatti molto pochi. E non dico che me ne sono pentito, Pentito. però diciamo che la mia figura, per essere coerente, deve rimanere quella che effettivamente è stata, e cioè non un personaggio che voleva andare su un palco e puntare i riflettori sulla mia figura, sulla mia faccia, eccetera. No, io sostanzialmente volevo produrre musica che venisse usata nelle discoteche per far divertire la gente, e non avevo bisogno poi di essere l'artista di questa musica. Essere il creativo dietro la musica, assolutamente sì, ma questo non un veicolo sfruttabile a livello commerciale. A me è sempre bastata farla la mia musica, scriverla e produrla, e non essere, ripeto, su un palco a ricevere dei dischi d'oro o
o a firmare dei dischi ai fan, ecco. Certo. I brani che ti hanno dato più soddisfazione della dance anni 80? Questo diventa difficile. più che i brani, io ti potrei dire questo. Mi ha dato molto soddisfazione, mi ha dato molto soddisfazione il progetto Radiorama, perché è un qualcosa che, sebbene fosse nato da produttori esterni, a un certo punto, subito dal secondo disco, questi produttori, che poi erano Gemma e Bresciani, ecco, questi produttori sono stati molto intelligenti, perché hanno detto: guarda Mauro, noi ci teniamo la parte commerciale del brand, lo sfruttamento commerciale, ma diamo in mano a te tutta, insomma, la realizzazione della conduzione artistica, che noi supervisioniamo, ma la diamo a te perché crediamo nel potenziale che tu puoi dare a questo brand. E il fatto di assumermi la responsabilità di gestire a livello artistico un brand che non era mio, mi ha dato molta motivazione, perché era un po' la prima volta che si affidavano a me dei commerciali per sviluppare a livello artistico un qualcosa dove loro poi andavano a investire. È stato un caso abbastanza tipico questo, per la Italo Dance. E questo devo dire che grazie a loro, e poi grazie al fatto che a quel punto io ho riversato tutte le cose che mi interessava, cioè ho sentito il progetto completamente mio, al punto che poi ho anche acquisito poi i diritti di quei brani, di quel marchio, ed è diventato poi veramente mio una volta che i produttori hanno terminato, insomma, le loro attività commerciali. Quindi quello mi ha dato molta soddisfazione. E poi devo dire che mi ha dato molta soddisfazione tutto quel movimento che è nato in Giappone sotto un brand che veramente è venuto fuori così, sono quelle cose intuitive, cioè That's Eurobeat. Quella è stata una cosa che anche a livello pratico ci ha permesso di essere menzionati ai Dance MTV Dance Award in America. Cioè, una volta che è stata sdoganata la musica, non solo in Europa, ma è andata in mercati come quello giapponese, effettivamente lì c'è stata una grossa soddisfazione dal punto di vista proprio emozionale. Grande, grande veramente, che poi comunque la Light Energy degli anni, fine anni 80, insomma, è stato un grandissimo successo poi in Giappone. Sì, ma poi tra l'altro ha avuto una ripercussione, cioè è andata a finire poi in America, soprattutto in quelle disco club, erano anche comunità sia gay e sia anche comunità, diciamo, italiane. C'è stato proprio un grosso successo, anche se era una nicchia, tant'è che nelle classifiche dance di Billboard ogni tanto apparivano i brani Italo Dance. Fantastico, fantastico. Mauro, per finire, ti voglio far vedere i miei 5 mix più, diciamo, in cui sono più affezionato, a me più cari, che io porterò sempre nel mio cuore. E facci caso che sono tutti tuoi. Cioè... Abbiamo Vampires di Radiorama, ok. Tra l'altro una copertina straordinaria, geniale. Che a me all'epoca che avevo, insomma, geniale. Sono rimasto scioccato, perché... Sì, perché c'era pornografia, sesso, tutto, sì, eccetera, sì, eccetera. Con una serietà e un'ironia, perché capisci bene, no? Che... Il famoso vedo, non vedo, anche, no? Sì, che sì, fantastica, sì, veramente fantastica. Poi abbiamo Desire. Beh, che seguiva, cioè era prima, ma comunque seguiva sempre a un desiderio, la donna come oggetto, sempre copertine fantastiche. Voce spettacolare, veramente. Keep on Music di Danny Kate.
pezzo straordinario, E veramente. anche qui vedi sempre la copertina con sempre un riferimento di oggetto, È cioè si puntava vero, è vero. molto, e beh, si puntava sempre molto al sesso come, perché vedi, allora musica e ragazze significavano, il ragazzo di 15 anni vado a ballare per Certo, rimorchiare. rimorchiare, ovvio, sì. Vabbè, E quindi si partiva tutto da un percorso. vabbè. Non ci ho fatto caso a questo collegamento, vedi? Poi, I'm Your Love di Joyello, Ok. fantastico. E poi, secondo me, il pezzo più bello in assoluto della Italo Disco degli anni Ottanta, per me, eh. Non perché sei qui davanti te, però in generale, che è Warrior. Ah, e qua è stato uno dei casi nei quali abbiamo anche lavorato con lui, cioè sostanzialmente il brano lo canta lui cercando di fare il più possibile la mia voce, Ah. perché questo era un progetto che nasceva con un artista vero. Ma E come si fa a poi. creare un brano così? Cioè, Warrior, come si fa a creare? Cioè, io tutte le volte che l'ascolto dopo 40 anni, io rimango allibito da dire, ma che potenza ha questo brano? Cioè. Pensa che nasce per il radiorama quello, dopodiché lo tolgo da quello che è il repertorio del radiorama per darlo a Ricky, ma nello stesso tempo gelosissimi Gemma e Bresciani di questo brano mi chiedono di fare anche una versione per il radiorama, che non so se, non ricordo se sia mai stata pubblicata. L'ho Però, sentita ecco, su YouTube, l'ho sentita, mi sembra. in effetti hai toccato un brano che non ha avuto quel successo come hanno avuto i radiorama, però tanti, anche Danny Kaye, tanti li individuano come due brani portanti di quella che sono stata la nostra discografia Eurodance. In effetti non sei l'unico. Cioè, questo con un impianto stratosferico, questo veramente fa ballare i muri. Cioè, io rimango veramente. Infatti, guarda, ecco, hai ragione te, nel senso di che non è stato un brano che in discoteca si sentiva parecchio in Italia, però. Però è rimasto nella discografia degli amanti, dei ricercatori della Italo Dance, è rimasto in effetti è segnalato. Hai Cioè, ragione. Sì, questi giri. Sì, bellissimo. perché si cercava di rendere melodico il ritmo, che è un po' quello che ci hanno sempre poi, ci hanno in tanti criticato. Perché rendere melodico, cioè far cantare una linea di basso, non è una cosa banale, perché significava dare molto attenzione per quanto riguardava i DJ alle ritmiche, e più sopra ci facevi delle melodie accattivanti e praticamente il 95% del brano l'avevi già fatto, mentre c'era tanta gente che partiva da una melodia. E costruiva tutto l'arrangiamento sulla melodia, pensando che la melodia doveva focalizzare l'attenzione. Ma nelle discoteche a volte era un suono di cassa che rendeva il disc jockey interessato al brano. Quindi, cioè, noi lavoravamo molto su quello. Bene, Mauro, dai, il tempo è scaduto. Che cosa facciamo? Salutiamo i nostri ascoltatori che vedranno questa Assolutamente registrata. sì, io ti ringrazio dell'opportunità perché per me è sempre un piacere parlare di quello che ripeto. Continua ad essere una mia passione. Ritrovarmi a volte con amici come te che ricordano quei periodi come dei periodi non con nostalgia, però dei periodi che difficilmente si ripeteranno, mi danno occasione di capire, di comprendere che quel lavoro appunto non si è disperso, non è finito. E a maggior ragione, grazie a gente come te e a persone che ti seguono e che ascoltano quello che tu fai, che si può continuare a mantenere vivo quel
quel bellissimo periodo che per tutti noi è stato. Per cui grazie moltissimo a te e grazie ancora tanto a tutti quelli che continuano a supportarci. Grazie veramente, io do appuntamento a tutti i nostri ascoltatori alla prossima puntata con tanti ospiti e tante curiosità. Un grosso abbraccio da Massimo e da Mauro Farina. Ciao Ciao ciao! ciao! Ciao. I'm coming near, I'll feel your body shiver. Tonight I'll dare, oh baby I go wild. Do you still fear, your dreams are my desire. Someone up there, is lying on your lap. Nothing to be afraid, there is nothing to be said. Everything will be right, like yourself tonight. Come to my desire. Yeah.
screech, screech, it's all on Sundays. Come, come to inside, yeah.
passion. I want to get it out of simulation. Love me, baby, just away from here. It's not the love that makes the girl out anymore. Friend of mine that lies my competition. When I dance the night with imagination. Into my life she stole the clothes and said goodbye. It's not the love that makes my life a friend of mine. You want me, cause I love to spend my time with you. Up and down with only you. I'm your lover and you need me. I'm your lover. I'm your lover.
beside me. Pleasure.